Ciao a tutti amici di Apple Mobile, siamo qui grazie ai ragazzi di King Shop Italia a recensire l'i9420, uno smartphone Android dual SIM che abbiamo già provveduto a recensire tramite apposito articolo sul sito di Apple Questo Mobile. smartphone dual SIM Monta un processore dual core da 1 GHz, oltre a 512 MB di RAM e a una memoria espandibile fino a 32 GB. All'interno della confezione iniziale, comunque, ne troviamo già una da 8 GB, che non è poco. Oltre a una serie di accessori che abbiamo già elencato nell'articolo, ma che rapidamente possiamo mostrarvi, come un caricabatterie d'auto, quello da muro è collegato in questo momento alla presa insieme al cavo micro USB di riferimento. Un auricolare Bluetooth con relativo caricabatterie, una pellicola trasparente contro i graffi, una esterna e una già inserita, applicata al momento in cui ci verrà consegnato il telefono, oltre che una batteria di scorta secondaria. Ricordiamo comunque che per trovare l'esatto contenuto della scatola, vi basterà leggere la nostra recensione precedentemente seguita. Esteticamente, il telefono è molto simile al top di gamma Samsung del momento. Troveremo nella parte frontale una fotocamera per le videochiamate, l'auricolare, il sensore di prossimità, il sensore di luminosità, un tasto fisico centrale, il tasto home, e due soft key che chi utilizza Android conosce bene. Sono due tasti che in realtà esistono, ma funzionano solo a telefono acceso. Nella parte posteriore, oltre alla scritta Android, troveremo un flash, una fotocamera da 5 megapixel e ben due altoparlanti da utilizzarsi per riproduzione della musica, del viva voce, delle canzoni, video o quant'altro vi venga in mente, oltre al canonico jack da 3.5, il tasto on off, e i tasti Procediamo vuoti ad ora. accendere questo telefono che ricordiamo essere dual SIM. Il telefono è scarico, però come avete visto il tempo di accensione è immediato, non abbiamo neanche fatto in tempo ad accenderlo che è partito. C'è una scheda TIM inserita e sono già connesso alla wifi di casa mia per maggiore velocità. Come vedete, la qualità dello scrolling è massima. Non c'è nessun ritardo. Ah, sì, questa è una cosa importante. Il telefono è Quello stato, che abbiamo ripristina. voluto farvi vedere noi, è la fluidità naturale di questo telefono, senza che venga in qualche modo modificata dal numero di applicazioni davvero utili che vengono regalate dai ragazzi di King Shop Italia al momento dell'acquisto. Andiamo in applicazioni e facciamo una prova per vedere il funzionamento, come accade anche nella recensione di King Shop, già pubblicata sul nostro sito, del touchscreen. Come vedete, oh, open find. Iniziamo. Velocità di reazione immediata. Multitouch. L'applicazione, come vedete, Come vedete, funziona qui abbiamo già benissimo. creato degli shortcut e inserito dei widget che ci risultano comodi. Farlo sarà velocissimo e immediato. Prendiamo un'icona a caso, inseriamo e voilà, fatto. Vogliamo mettere un widget? Nessun problema. Un widget qualsiasi, calendario. Teniamo premuto, inseriamo e il risultato è questo. Veloce e immediato, nessun delay. Niente,
I giochi vanno perfettamente e velocemente grazie al processore operativo, che ricordiamo essere Android 4.1.1, cioè Jelly Bean, è perfetto. Possiamo controllare da impostazioni ciò che dico. Info sul telefono. 4.1.1. Non vi faccio vedere il resto perché ci sono anche dei dati sensibili che non è il caso di mostrare. La durata media della batteria è buona, non è proprio quella dichiarata dal produttore, però comunque è veramente competitiva e supera di gran lunga il mio iPhone 4. Certo, il mio iPhone 4 è molto più, come dire, datato e lo utilizzo molto di più, ma questa scheda che in questo telefono, che in questo momento è con una sola SIM, ma che sfrutta al massimo le sue potenzialità in modalità dual SIM, fa egregiamente il suo dovere. Come vedete, anche con linea molto scarsa, la navigazione è velocissima. Il pinch to zoom è immediato. Lo scrolling non subisce alcun delay. E come si può notare, il flash è pienamente supportato. Proviamo ora a fare una telefonata con una L9420 dual SIM. Ricordiamo che in questo momento è inserita solo ed esclusivamente una scheda TIM, ma il telefono per me funziona perfettamente con due SIM contemporaneamente e ci permetterà di scegliere per ogni singolo SMS e per ogni singola chiamata o addirittura per la connessione quale delle due SIM utilizzare? E ad esempio nei messaggi ci verrà riferito, non ve li faccio leggere per motivi di privacy, però ci verrà detto su quale SIM questi vengono indirizzati. Facciamo la prova di una telefonata, una scheda TIM, quindi 40 916. Come vedete, la qualità è ottima, è quello che vi dicevo prima, in questo momento. Qui è indicata la SIM. Quando volete cambiare la SIM di riferimento, basterà fare un semplicissimo switch tra le due. Niente di più facile, niente di più veloce, niente di più semplice. Luminosità ottima, che noi abbiamo impostato in un widget qui, che può essere modificata in automatica, assenza di luminosità media o massima, che è quella che preferiamo. Certo, la batteria un pochettino ne risente, ma la rese decisamente da smartphone ben più caro rispetto a questo. L9420 Dual SIM è decisamente un telefono che ci ha stupiti in modo positivo, va decisamente oltre ad ogni nostra più rosea aspettativa, ha delle potenzialità veramente enormi e con alcuni programmi che i ragazzi di King Shop Italia inseriscono appena lo acquisterete, diventa una cosa che dovrete portare sempre con voi, sia grazie al Copilot, sia grazie a un'altra applicazione che i ragazzi di King Shop Italia inseriscono e che dimezza tutti i tempi di risposta del telefono. Con questo vi salutiamo e vi consigliamo l'acquisto di questo telefono e ringraziamo ancora i ragazzi di King Shop Italia per averci permesso di recensirlo.